Attore, pilota automobilistico, icona di stile. Questo attore straordinario incarna perfettamente la figura dell'antieroe. La sua immagine e il suo look unico, tanto da essere soprannominato The King of Cool, ne faranno un vero e proprio mito. Un divo sbagliato, fuori dagli schemi, ribelle e completamente avulso dallo star system hollywoodiano. Egli non seguiva le regole, le dettava. Unico punto debole, il sesso, le innumerevoli conquiste femminili, le donne con cui vivrà amori tormentati. Di sé dirà: «Ho lasciato casa all'età di 15 anni perché non era davvero casa. Non ho avuto istruzione perché vengo da un mondo di forza bruta». Ma dietro quell'aria da duro nascondeva un animo fragile e sensibile. Figlio indesiderato, ebbe un'infanzia fatta di enormi deprivazioni affettive e materiali. Crebbe praticamente per strada e dalla strada imparò la dura legge della vita, quella che anteporrà sempre davanti a tutto. E la sua esistenza sembra essere stata partorita da uno scrittore folle, tanto è sgangherata, eccessiva, sopra le righe. Una vita al massimo, come si conviene a uno che di nome fa Steve McQueen. E questa è la sua storia. Terence Stephen McQueen nasce il 30 marzo 1930 a Beech Grove, nell'Indiana, un sobborgo popolare di Indianapolis. Suo padre si chiamava Terence William McQueen, detto Bill, un pilota di biplani prestato al circo, e sua madre Julian Crawford, una bellissima ragazza dai capelli biondi e gli occhi azzurri, originaria del Missouri. Il destino però fu avaro di ottimismo con loro perché finirono a vivere in un appartamento fatiscente e umido. Ma a farli finire insieme in quell'appartamento lercio fu il fatto che la notte stessa in cui si conobbero concepirono il loro primo e unico figlio. Ma né Bill né Julien erano pronti a diventare genitori, anzi tutt'altro, visto che erano entrambi alcolizzati. In più Julien per vivere vendeva il suo corpo. I due però, vista la nascita imminente, provarono a dare alla loro vita una parvenza di normalità. Durò pochissimo e a 6 mesi dalla nascita di Terence, Bill se la diede a gambe, sparendo totalmente dalla vita di Julien e del figlio. Julien però di crescere quel figlio sola non ne aveva proprio l'intenzione, così decise di tornare dai suoi genitori che vivevano a Slater, nel Missouri. I genitori di Julien però erano due rigidi cattolici ultra osservanti che accettarono di aiutare la figlia a patto che sia lei che il bambino frequentassero regolarmente la chiesa. Julien però, che era già scappata una volta da quella vita asfissiante, almeno per lei, non facendocela più, fece fagotto, prese il piccolo Terence e se ne tornò a Beech Grove. In cuor suo sperava di trovare un uomo benestante che facesse da padre al figlio. Invece ricadde immediatamente nei vecchi vizi, l'alcol e il sesso a pagamento. Per 3 anni Julien proverà a provvedere a se stessa e al figlio, ma la situazione non faceva che peggiorare. Così decise di tornare a Slater, questa volta però, per affidare suo figlio ai genitori, Victor e Lillian Crawford. Terence era stato così abbandonato da entrambi i genitori, ma di lì a poco anche i nonni, caduti nel frattempo in disgrazia, decideranno di trasferirsi insieme al nipote da un parente, un fratello di Lillian, zio di Julien, Claude Thompson, l'unica figura vagamente paterna del piccolo Terence, il quale viveva da solo in una fattoria ben avviata. In realtà Claude avrebbe volentieri buttato tutti fuori casa, ma provava una grande pena per quel povero bambino, abbandonato da due genitori scriteriati e finito nelle grinfie di due nonni ultracattolici. Claude, mossa a compassione, mise il piccolo Terence sotto la sua ala protettiva, cercando di riparare alla mala sorte di essere nato in un ambiente così disagiato, amandolo come fosse suo figlio. Nessuno nominerà più né Julien né Bill, come se entrambi non fossero mai esistiti. Claude era un uomo imponente, piuttosto ricco, influente e fra i fedeli più devoti, tanto che ogni domenica si recava in chiesa per la messa. Era duro e incuteva paura, ma aveva un debole per Terence e per forgiarlo lo costringeva ad alzarsi all'alba per andare a mungere le vacche e poi via a scuola e quando tornava sul trattore al campo di grano turco.
Tanta disciplina e rigore però non impedì al piccolo Terence, che a quel tempo aveva appena 7 anni, di avere i suoi momenti di ribellione, che però il bambino pagava al prezzo di cinghiate sulla schiena e con la promessa di non rifarlo mai più. Ad ogni modo fu lo zio a regalargli il suo primo mezzo su 2 ruote, un triciclo di colore rosso, il suo primo approccio a ciò che amerà più di se stesso per tutta la sua vita, i motori e la meccanica. Il triciclo poi diventò una bici e diventò così bravo e veloce che con gli amici del vicinato organizzava sempre delle gare di velocità, il cui premio erano delle ambitissime caramelle gommose. Il piccolo villaggio di Slater però ospitava anche un minuscolo cineteatro, il Kiva Theatre, dove il piccolo Terence si rifugiava per andare a guardare i western. Scoprì così il suo secondo amore, il cinema e la recitazione. In particolare lo affascinavano i film dove i cowboys si sfidavano a colpi di pistola con i cosiddetti pelle rossa, ovvero i nativi americani, nemici per antonomasia secondo il mito del tempo. Terence adorava il suono dei proiettili e i versi dei cowboy in sella ai loro cavalli, un amore quello per i film e le armi che durerà per tutta la vita. Fu lo zio Claude a dargli in mano un'arma per la prima volta per sparare a delle bottiglie in mezzo al bosco. Ma c'era qualcosa che Terence odiava particolarmente, più di mungere le vacche o andare in chiesa, ed era la scuola. Intanto il tragitto per raggiungerla ogni giorno era lunghissimo e che ci fosse pioggia, sole, vento, doveva andarci a piedi. Ma furono soprattutto le sue insegnanti a rendergli questa esperienza un vero incubo. In classe Terence era spesso distratto, aveva grandi problemi di attenzione, imparava poco e lentamente, tanto che finì presto tra gli studenti definiti lenti. In realtà il ragazzo era dislessico, ma non solo, aveva anche una lieve sordità all'orecchio destro dovuta a un'infezione presa da piccolo e spesso si isolava così tanto che se anche fosse atterrato un aereo in classe, egli non se ne sarebbe accorto. E poi un giorno Julien riapparì all'improvviso, quando il figlio aveva 7 anni. La donna, sempre più preda dell'alcolismo, in quegli anni era passata da un marito a un altro ed era in uno stato pietoso, ma era tornata con l'intenzione di portarsi via il figlio e lo zio Claude non si oppose. Prese il ragazzino da parte, gli diede un grosso orologio da taschino e si fece promettere che non lo avrebbe mai dimenticato. Poi gli diede una pacca sulla spalla e lasciò che sua madre se lo portasse via. Terence, che non vedeva la madre da tantissimo tempo, era stordito, ma si accorse con stupore che la madre era esattamente uguale a lui, stessi capelli biondi e stesso colore di occhi. I due finirono a Los Angeles, dove Julien viveva con il suo ultimo marito, Al Berry, che non gli stese esattamente un tappeto rosso. Anzi, in realtà non lo voleva fra i piedi e ogni scusa era buona per picchiarlo senza pietà. Terence così, per sfuggire alle violenze del patrigno, prese a stare sempre più tempo fuori casa, non solo di giorno, ma anche di notte, talvolta ospite di qualche amico oppure sul retro degli autobus quando non c'erano altri posti disponibili. Inizia così quello che viene definito il buco nero nella giovinezza di Steve McQueen, che divenne un vagabondo e membro di una gang di adolescenti violenti che andavano in giro a picchiare e a vandalizzare le strade. A 13 anni divenne un provetto taccheggiatore e scassinatore, ma il 1943 sarà anche l'anno in cui toccherà il cielo con un dito. A soli 13 anni ebbe il suo primo rapporto con una baby prostituta, Matilda, di appena 15 anni. Furono i suoi amici a portarla da lei nel suo piccolo boudoir dove vendeva il suo corpo, in cambio, pensate, di dolciumi. La gang le portò una torta intera con la panna a doppio strato, un bottino ricco con cui la ragazza fece felici tutti i membri della banda, compreso il 13enne Terence, alla sua prima volta. Nel frattempo la sua carriera da delinquente proseguiva a vele spiegate. E un giorno sì e un giorno no, la polizia bussava alla porta di Julien, notificandole qualcosa riguardante il figlio. La donna, che nei fatti non si era mai occupata di Terence, troppo impegnata a bere o a farsi picchiare dal marito, chiese nuovamente aiuto allo zio Claude, pregandolo di riprendersi il figlio. Claude accettò con gioia. Terence però non rimarrà per molto alla fattoria. Un giorno salì su un carro di un circo itinerante e si lasciò per sempre alle spalle lo zio Claude e la fattoria. Lo zio lo cercherà per giorni, immaginando per lui una fine orribile, ma promise a se stesso che se mai lo avesse ritrovato vivo
egli non lo avrebbe mai perdonato. Terence divenne a tutti gli effetti un ragazzo di strada che viaggiava di città in città e, fedele alla legge della strada, ovviamente riprese a delinquere, finendo spesso davanti il giudice locale e sempre con la minaccia di farlo finire in un riformatorio. Il giudice però un giorno lo restituì alla madre e al patrigno, una sentenza ben più dura del riformatorio. Quando tornarono a casa, il patrigno lo picchiò fortissimo fino a farlo cadere dalle scale. Quando Terence si rialzò con grande fatica, ecco di nuovo il suo patrigno, Ghermirlo, per picchiarlo nuovamente. Terence però gli si parò davanti e con tono grave e da persona adulta gli disse: «Mettimi un'altra volta una delle tue luride mani addosso e io ti ucciderò». Il giorno dopo Terence era di nuovo per strada e di nuovo venne beccato dalla polizia. A quel punto Julien decise di metterlo in una specie di scuola riformatorio, il Boys Republic, con la promessa di venirlo a prendere nei weekend. Ma Julien il più delle volte se ne dimenticava e mentre tutti erano fuori per il weekend, Terence rimaneva dentro, solo, infinitamente solo, come era sempre stato. In realtà anche lì subì abusi fisici, psicologici e di altra natura. Niente è stato risparmiato al giovane Terence, proprio niente. In quel momento Terence smise di provare emozioni, prese tutto il suo dolore e lo trasformò in rabbia cieca, rese il suo cuore di ghiaccio e non permise più a nessuno di fargli del male, o almeno così credeva. Quel cambio di atteggiamento però lo rese agli occhi dei compagni un modello da seguire, fino a essere eletto presidente del Boy Council, il gruppo che al Boys Republic dettava legge. Nell'aprile del 1947, a soli 17 anni, Terence corse ad arruolarsi nei Marines, ma ben presto si rese conto di non essere tagliato per quella vita. Odiava le regole e la disciplina. In 3 anni venne degradato 7 volte, totalizzando 41 giorni di prigione per rissa. Ma ebbe anche il suo momento di gloria, diventando eroe per caso, quella volta che, durante un'esercitazione, tirò fuori 5 suoi commilitoni da un carro armato che era finito nel Mar Artico. Nel 1950 venne congedato con disonore e solo a quel punto il giovane Terence decise di ripescare col suo vecchio amore, quello per il cinema e la recitazione. Decise che sarebbe diventato un attore. Sì, è vero, amava moltissimo i film, ma a spingerlo, almeno inizialmente, fu la possibilità di conoscere una quantità spropositata di donne. Sì, l'amore di Terence per le donne sarà una costante della sua vita, e lo vedremo. Nel 1952, approfittando del prestito elargito agli ex Marine, Terence decise che, invece di giocarseli in alcol e donne, li avrebbe investiti per il suo futuro. Così si trasferì a New York, il centro nevralgico della nuova rinascita economica del paese, la città dei teatri, dei musical e delle grandi scuole di recitazione. Lì avevano debuttato attori del calibro di James Dean e Marilyn Monroe. Lui non lo sapeva ancora, ma anche egli presto sarebbe diventato una star. Contrariamente a quanto si crede, McQueen non studiò subito all'Actor Studio di Strasberg, ma si iscrisse alla Neighborhood Playhouse, una delle migliori scuole di New York fondata da un grandissimo insegnante di recitazione, Sanford Meisner. Ai provini gli venne chiesto di improvvisare una parte, ma Terence, totalmente impreparato, pensò di ispirarsi a un gangster che aveva davvero conosciuto. E gli andò bene. Su 200 candidati a essere richiamati furono solo lui e un altro aspirante attore, un certo Martin Landau. Quando gli chiesero il suo nome, egli saltò a pie pari il nome Terence e si presentò come Steve McQueen, ed è così che lo chiameremo da adesso in poi. Dopo il diploma passò all'HB Studio di Uta Hagen, ma Uta non era Sandy, un uomo che incoraggiava costantemente i suoi studenti. Uta invece era dura, ipercritica e molto molto esigente. E, lo sappiamo, Steve aveva un rapporto orribile con l'autorità. Divenne così pigro e poco stimolato e mollò la scuola. Successivamente prese lezioni anche da Stella Adler, famosa per essere stata l'insegnante di Marlon Brando. Nel 1952 debutta al Yiddish Theatre in una commedia con Molly Picon. Per lui una sola battuta, All is lost, tutto è perduto. Capì subito però di non essere portato per il teatro e lo capirono anche gli addetti ai lavori,
per loro non riusciva a essere incisivo, la sua voce non era potente, non aveva quella che si chiama presenza scenica e per questo venne licenziato dal Yiddish Theater. Steve però non si arrese e se è vero che il teatro non era fatto per lui, il cinema invece si incastrava perfettamente con le sue caratteristiche attoriali che trovavano il loro exploit nell'espressione del viso, nei suoi occhi azzurri e magnetici e che la macchina da presa riusciva a catturare come il teatro non poteva fare. Si rivolse così all'Actor Studio, l'unica scuola che formava attori per il cinema, del buon vecchio Lee Strasberg. Fece il provino e venne preso, uno dei pochissimi a farcela. La sua vita fuori dalla scuola però era piuttosto dura, viveva in un umido appartamento, di notte lavorava e di giorno andava a scuola, ma non gli importava perché essere preso all'Actor Studio era qualcosa di enorme, qualcosa che avrebbe cambiato decisamente la storia di questo straordinario attore. Ma non tutto filò liscio all'Actor Studio, anzi Steve fu una presenza dirompente e nel senso negativo del termine. Egli persisteva nel non accettare le regole, era spesso spigoloso, irruento, in tanti non accettavano il suo modo di trattare le persone, quasi calpestandole, specie le attrici, tanto che a un certo punto lo studio lo cacciò e per egli fu devastante, perché stava imparando tanto su se stesso, ma nello stesso tempo non riusciva a liberarsi da tutta quella rabbia che lo dominava. La verità è che si sentiva sempre non abbastanza. Come dirà in una delle poche interviste che ha rilasciato, quando tua madre non ti ama, tuo padre non c'è, inizi a pensare, beh, non devo essere poi così buono. Steve si era convinto di essere il cattivo della situazione e non si libererà mai da questa convinzione. C'era qualcosa però che lo emozionava come poche cose al mondo, la sua motocicletta comprata con i primi soldi guadagnati facendo teatro. La sua prima moto ovviamente fu una Harley Davidson, poi ne comprò un'altra e poi acquistò un Triumph. I primi veri soldi li guadagnò facendo gare di corse motociclistiche. In breve divenne un eccezionale motociclista e vinse tantissimo. Nel frattempo ottenne anche qualche particina a Broadway, dove debuttò nel 1955 a fianco di Ben Gazzara nella commedia Hateful Rain. Ma lo abbiamo detto, il suo sogno era debuttare nel cinema e New York a quel punto non gli serviva più. Fece le valigie e partì in direzione Los Angeles, ad Hollywood, la mecca del cinema. Ma non sarà da solo, con lui una bellissima ragazza di nome Neil Adams, sua futura moglie. I due si erano conosciuti a New York, anche lei era un'attrice ed era impegnata nelle prove del suo spettacolo al Carnegie Hall. Un giorno, mentre camminava lungo la Broadway, si imbatté in un uomo bellissimo che veniva dalla parte opposta alla sua. Quel ragazzo la colpì al punto che, quando lui la superò, si voltò a guardarlo per ben due volte e destino volle che anche lui fece lo stesso. Neil non sapeva in quel momento quanto e come quell'uomo le avrebbe cambiato la vita. I due si rividero a una festa, ma Steve non si decideva a chiederle di uscire. Voleva aspettare che debuttasse a teatro con Hateful Rain per dimostrare a Neil che non era solo un attore di belle speranze, ma che aveva ottenuto anche lui degli ingaggi. E così, dopo la prima, finalmente le chiese di uscire. Quello fu l'inizio di una delle più belle storie di Hollywood, belle e tormentate, ovviamente. Neil, di origini filippine, bella e talentuosa, quel giovane ribelle dall'aria da sbruffone, lo sposerà nel novembre del 1956, dopo 4 mesi dal loro primo appuntamento. Quando si incontrarono, però, lei era già un'attrice affermata, lui invece un aspirante attore che si barcamenava tra particine a Broadway e poco altro. La svolta arrivò quando Neil ricevette una proposta dalla MGM che non poteva rifiutare. Così partì per Los Angeles. Poco dopo anche Steve la raggiunse con un anello di fidanzamento. La carriera di Steve però stentava a decollare. L'attore arrancava fra audizioni e screen test che puntualmente andavano male e sarà proprio la moglie a trovargli il primo vero ingaggio, grazie al suo manager, in quello che sarà uno dei film più importanti della storia del cinema. Lassù qualcuno mi ama, con Paul Newman del 1956. Una parte piccola, talmente tanto che non apparse neanche fra i credit, dove recitava la parte di Fidel, un membro di una gang.
Nel 1958 reciterà nel suo primo ruolo da protagonista per un film dal basso budget, Blob, Fluido Mortale, un horror fantascientifico che negli anni diventerà un vero e proprio cult. Con grande stupore dello stesso McQueen, il film ebbe un notevole successo di pubblico. Peccato che dei notevoli incassi McQueen vide ben poco. Sì, perché credendo che il film sarebbe stato un flop, non accettò la proposta di ricevere come compenso il 10% degli utili del film, perdendo tantissimi soldi. E lo fece a ragione. Aveva letto la sceneggiatura e l'aveva trovata semplicemente ridicola. Impossibile che qualcuno avesse voglia di andare a vedere quella roba, si disse. Aveva decisamente sopravvalutato i gusti del pubblico. Ad ogni modo aveva un disperato bisogno di soldi per l'affitto e le ingenti spese della famiglia e accettò l'ingaggio a patto di ricevere subito il suo compenso, $3,000 appena. Blob però, inaspettatamente, non solo non fu un flop, ma andò oltre le aspettative di tutti, arrivando a guadagnare $4 milioni, che finirono ovunque tranne che nelle sue tasche, e potete solo immaginare come ci rimase male. Sempre nel 1958 debuttò sul piccolo schermo con la serie western Wanted, Dead or Alive, uno spin-off di un personaggio che aveva già interpretato in un episodio della serie western Track Down e che andò in onda dal 1958 al 1961. Nella serie Wanted, Steve recita la parte di Josh Randall, un cacciatore di taglie che, con i guadagni ottenuti dalla cattura dei fuggitivi, riusciva ad aiutare i più bisognosi. Wanted ebbe un grande successo. Steve, con i suoi occhi azzurri e il suo essere cattivo con i cattivi e buono con i buoni, conquistò tutti e fu anche una palestra per Steve. Su quel set imparò le basi del mestiere. Era soprattutto molto interessato a ciò che accadeva dietro la macchina da presa, ma ad ogni modo fu chiaro a tutti quanto Steve bucasse lo schermo e quanto riuscisse a tenere la scena solo con lo sguardo, senza neanche dire una parola. Steve sapeva come giocare con la macchina da presa, sapeva calibrare l'intensità del suo sguardo, sapeva come gestire la camera frontale e lo faceva senza sforzo, e questa è sempre stata la sua cifra stilistica, come quella di essere un formidabile attore d'azione. Si dice però che dietro i suoi primi ingaggi ci fosse sempre la moglie, la vera burattinaia della storia. L'attrice che aveva creato un'intensa rete di amicizie fra produttori e registi pregò tutti i suoi amici di affidare una parte al marito. C'era solo un problema: McQueen somigliava molto al ben più famoso e super richiesto Paul Newman. Stessi capelli biondi, stessi occhi azzurri, ma McQueen sembrava la sua versione villain, cattiva. Così i produttori presero a proporgli solo ruoli da duro o cattivo, come appunto quello del cacciatore di taglie di Wanted. Quel lavoro gli permise di avere una stabilità economica. I McQueen acquistarono una casa e misero al mondo due figli, Terry Leslie, nata nel 1959, e Chad, nato nel 1960. Nel 1959 è il protagonista di un action movie, Gli occhi del testimone, la vera storia di una rapina in banca finita malissimo. L'attore veste i panni di George Fowler, uno squattrinato studente che si fa coinvolgere nell'organizzazione di una grossa rapina. Poi sarà il turno di Sacro e Profano a fianco di Frank Sinatra, che, come potete ben immaginare, soffriva parecchio la presenza ingombrante di questo attore un po' sbruffone, e scoprirà a sue spese quanto non conveniva mettersi contro di lui. Leggenda narra che un giorno Sinatra, dopo una scena, avesse lanciato un petardo verso il collega, non per fargli male o altro, ma solo per burlarsi un po' di lui. Peccato che Steve non apprezzasse molto gli scherzi, specie se fatti a lui, così si procurò un petardo molto molto più grande e lo lanciò dentro il camerino di Sinatra, con lui dentro, e poi con una pistola a salve si mise a sparare un intero caricatore ai piedi di Sinatra. Sul set calò il gelo, tutti sapevano del caratteraccio di Frank e si aspettavano quantomeno una zuffa. Egli invece sorprese tutti perché dopo un attimo di smarrimento iniziò a ridere come un matto e da quel giorno andarono d'amore e d'accordo, continuando però a lanciarsi petardi di tanto in tanto. McQueen aveva capito che con uno come Sinatra cedere allo scherzo sarebbe stata la fine. Gli rese il favore, diciamo così, e questo bastò per appianare ogni dissidio.
ma il vero primo film a grosso grossissimo budget è una pellicola che è entrata di diritto nella storia del cinema, I Magnifici 7 del 1960, remake del film di Akira Kurosawa, I Sette Samurai, per la regia di John Sturges. Steve, per la prima volta nella sua carriera, si ritrovò a recitare insieme a dei veri mostri sacri del calibro di Yul Brynner e Charles Bronson. L'ingaggio di McQueen fu contrastato dal produttore di Wanted, Dead or Alive, che non voleva che il suo attore principale sospendesse le riprese per girare il film. Così, su suggerimento del suo manager, McQueen, potendo contare sulle sue straordinarie doti di automobilista da corsa, inscenò un incidente d'auto, poi si presentò dal produttore con un collare dicendogli di aver avuto un colpo di frusta e che non poteva girare. Gli venne concesso quindi un periodo di convalescenza che McQueen usò per girare le sue scene sul set dei Magnifici 7. Ovviamente anche su quel set McQueen si fece subito riconoscere. In tantissime occasioni ebbe scontri e tensioni con il protagonista Yul Brynner, uno che non amava particolarmente essere messo in disparte da nessuno, specialmente da un attorino come Steve McQueen. In particolare Steve, per tutta la lavorazione del film, lamentò di avere poche battute rispetto al copione originale. Ecco perché decise che, nonostante questo, egli non sarebbe stato sulla scena a fare la bella statuina. Si sarebbe fatto notare, e come. Nella scena in cui Brynner e McQueen si incontrano per la prima volta, McQueen fa roteare la rivoltella e il regista ne fu così entusiasta che non fece rigirare la scena. Yul Brynner era furioso invece, perché era chiaro che quel gesto attirasse l'attenzione sul personaggio di McQueen e non sul suo. Però non poteva fare a sua volta quel gesto e quindi combatté col regista affinché richiamasse all'ordine quello screanzato. Ma il regista era così entusiasta di questa cosa che gli lasciò carta bianca. Brynner quindi più di una volta si vide rubare la scena proprio dal giovane attore dal carattere ribelle, quello che veniva chiamato il maestro del caos, che rivaleggiava con lui attirando l'attenzione su di sé. Ad esempio ci sono dei gesti che McQueen prese a fare e che il regista Sturges lascerà nel film perché adorò tutto ciò. Come ad esempio schermarsi gli occhi con la falda del cappello, oppure far saltare una monetina durante le scene dove Yul, capo dei banditi, faceva un discorso ai suoi uomini, o ancora avvicinare il bossolo all'orecchio per sentirne il rumore. Tutte cose che irritavano tantissimo Yul Brynner, perché non erano previste dal copione. Era McQueen che le tirava fuori dal cilindro solo per il gusto di urtarlo e soprattutto per essere comunque sempre al centro della scena, anche quando la scena non riguardava prettamente lui. E vi sfido, guardando il film, a non indugiare con lo sguardo su Steve McQueen piuttosto che sul povero Yul Brynner. Ecco che significa rubare la scena. Brynner inoltre soffriva parecchio il fatto che McQueen fosse più alto di lui, così quando si ritrovavano nella stessa inquadratura, Yul, senza farsi accorgere da nessuno, ammonticchiava un po' di terra in modo da salirci su e sembrare più alto. McQueen, così per irritarlo, ogni volta che lo vedeva passare tirava calci al terreno per sollevare la polvere, segno che aveva capito il suo trucchetto. Ben presto anche i giornali iniziarono a parlare della loro rivalità e un offesissimo Brynner fece uscire un comunicato stampa che recitava più o meno così: «Non ho mai rivaleggiato con gli altri attori, io rivaleggio con gli studios», che tra le righe significava che non vedeva rivali. Ad ogni modo, quel ruolo e quel film saranno il punto di svolta per la carriera di Steve McQueen. Steve mostrò di essere un attore estremamente fisico. Sapeva saltare, rotolare, andare a cavallo, aveva una destrezza fuori dal comune con le armi. Le maneggiava come nessuno le aveva mai maneggiate. E questo gli permise di essere ingaggiato in film dove la fisicità era prevalente rispetto al resto. Senza però sacrificare la sua innata capacità di tirare fuori una gamma di emozioni dal suo personaggio. E questo grazie al suo straordinario uso del linguaggio verbale. Non aveva bisogno di tante battute, il suo corpo parlava per lui. Nel 1961 Wanted venne cancellato e per Steve fu un vero sollievo. C'era una carriera al cinema da costruire e quel ruolo ormai gli andava piuttosto stretto.
Il 1963 è l'anno di uno dei film più significativi dell'intera carriera di Steve McQueen, La Grande Fuga, un film bellico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, la storia di un'evasione di massa da parte di alcuni soldati inglesi da un campo di prigionia tedesco gestito dalla Luftwaffe e che ospitava le cosiddette mele marce, cioè quelli che tentavano continuamente di evadere. Tra loro un leader di squadrone a capo di un'organizzazione di evasione di massa, che anche in quel campo di prigionia super sorvegliato deciderà di organizzare l'ennesima fuga, questa volta però avvalendosi di un piano piuttosto complesso basato sulla costruzione di 3 tunnel. Verranno ingaggiate varie figure chiave per la riuscita della fuga, ma uno dei tunnel verrà scoperto, così nel trambusto generale un soldato americano, interpretato da Steve McQueen, un pilota di caccia, deciderà di tentare la fuga da solo in sella alla sua moto. Ma qualcosa andrà storto, uno dei suoi verrà ucciso ed egli, per riscattare quella perdita, entrerà ufficialmente nell'organizzazione con tutte le conseguenze del caso. Nel film vedremo per la prima volta Steve McQueen guidare una moto, una Triumph TR6 Trophy. La scena dove McQueen salta il reticolato però non era stata girata da lui, che pur essendo un esperto pilota di moto non aveva dimestichezza con le moto enduro, cioè quelle che letteralmente saltano da un punto all'altro. Quello della grande fuga non era un ruolo centrale, era un comprimario certo, ma c'era qualcosa in quel personaggio che all'inizio non aveva affatto convinto Steve. Non aveva personalità, non aveva nessun guizzo. E questo per Steve era assolutamente inaccettabile, al punto che lo stesso McQueen per 6 settimane si rifiutò di girare le sue scene, rischiando il licenziamento. Sì, perché quando percepì che il personaggio fosse poco centrato e che rischiava di perdersi sullo sfondo della vicenda, iniziò a pestare i piedi e a discutere pesantemente con il regista. Per egli era inaccettabile che il suo personaggio non fosse minimamente coinvolto nell'organizzazione della fuga. Così, dopo aver rischiato di essere cacciato, decise di contribuire alla costruzione del suo capitano coraggioso. Per settimane fece avanti e indietro dall'ufficio dello sceneggiatore per suggerirgli cosa secondo lui il suo personaggio avrebbe dovuto fare. Sua fu l'idea della pallina da baseball lanciata contro il muro mentre si trova in isolamento. Persino la fuga in motocicletta fu una sua idea. Lo sceneggiatore non ci aveva proprio pensato. E furono queste le cose che resero memorabile e leggendario il personaggio del capitano della grande fuga. Il cast poi era di primissimo livello. C'era Charles Bronson, James Garner e Richard Attenborough, che per quelli più giovani tra voi è il creatore del Jurassic Park nel film di Spielberg. Ma l'interpretazione di Steve McQueen spiccò fra tutte e gli fruttò anche il suo primo premio come miglior attore al Festival del Cinema di Mosca. La rivista Life gli dedicò una copertina con un titolo inequivocabile: Steve McQueen, il ragazzo problematico, diventa una star. E avevano ragione, perché La Grande Fuga lo lanciò ufficialmente nell'Olimpo delle star di Hollywood. Niente dopo questo film sarebbe stato più lo stesso per Steve. Sempre nel 1963 reciterà nel ruolo di un rubacuori nel film Strano Incontro, insieme a un'altra nuova star nascente del cinema, Natalie Wood. E quello che poteva essere un banale ruolo romantico, McQueen lo trasformò in un personaggio complesso e che sapeva dosare durezza e vulnerabilità, cosa che, capirete bene, fece impazzire le donne che ormai non chiedevano altro ai loro uomini di confrontarsi costantemente con il loro nuovo idolo del cinema. Nel 1965 girerà Cincinnati Kid, un altro film cult e determinante per la sua carriera. La storia di Eric the Kid, un giocatore di poker che però non si accontenta di giocare bene, egli vuole essere il migliore e per farlo dovrà dimostrarsi all'altezza del suo rivale, più grande ed esperto di lui. Il film si giocava tutto sulla rivalità fra i due giocatori, una rivalità però che i due attori porteranno avanti anche sul set e che sarà incoraggiata dal regista. L'antagonista di Steve era infatti l'attore Edward G. Robinson, uno della vecchia guardia che guardava con sospetto i nuovi attoruncoli sulla scena. Pensate che i due non si erano visti sul set fino al primo gioco insieme.
I loro sguardi, quelli in cui si studiano e soppesano i gesti, sono assolutamente autentici. E per aumentare la loro rivalità, Norma Jevonson, il regista, parlava con ognuno di loro individualmente e separatamente, facendo loro credere di non aver parlato con la rispettiva controparte. Oppure si avvicinava all'orecchio di uno e sussurrava «stai attento» e poi andava da Edward e anche a lui diceva «attento al ragazzo». Con questa attenzione costantemente sollecitata, i due attori ogni giorno si presentavano sul set letteralmente con il coltello fra i denti. Memorabile la scena della sfida finale, quella in cui il rivale anziano si rivolge al The Kid e gli dice «tu sarai sempre la seconda scelta». Steve però prese quelle parole personalmente, come se davvero le stesse dicendo a lui e non al personaggio, e l'aria sul set si fece decisamente pesante. Ad ogni modo, Robinson in un suo libro dirà che si sentì profondamente ipocrita nel dire quella battuta, perché tra i due a primeggiare era sicuramente Steve, ed egli era decisamente la seconda scelta. Il film per certi versi venne paragonato allo Spaccone con Paul Newman, che trattava in sostanza della stessa tematica, ma i critici ritennero Cincinnati Kid pervaso da un maggiore realismo e da sottotrame che davano al film una maggiore complessità rispetto allo Spaccone. Ma la prima di Cincinnati Kid coincise con uno dei momenti più duri per Steve, la notizia del ricovero della madre Julianne per un'emorragia. In ospedale, dove andò a trovarla, pianse tutte le sue lacrime. Quella stessa notte Julianne morì nel sonno. La persona che lo aveva fatto soffrire più al mondo, che lo aveva abbandonato e che egli aveva odiato e disperatamente amato, era morta. E per loro non ci sarebbe stato più modo di recuperare il tempo perduto. E questo, invece che procurargli dolore, gli procurò rabbia. Steve McQueen in quei rampanti anni 60 divenne la star delle star e non solo per le sue interpretazioni ma anche per il suo stile anticonformista, il suo modo di atteggiarsi, lo stile iconico, i giubbotti in pelle da motociclista e gli occhiali da sole Persol. E tutto se indossato da lui faceva subito tendenza e veniva spudoratamente imitato. Se Paul Newman era l'eroe dei buoni sentimenti, McQueen, che gli somigliava molto, era il suo contraltare, il ribelle, quello che pensava e agiva fuori dalle righe, in una parola, l'antieroe. E non erano solo i ruoli che sceglieva per sé a farne una leggenda vivente, ma era il modo in cui dava vita ai suoi personaggi, un modo originalissimo e assolutamente inimitabile. La sua recitazione era sempre credibile, al punto che lo spettatore non riusciva più a distinguere l'attore dal suo personaggio e in ogni caso egli era sempre pronto a rubare la scena a tutti. Altra caratteristica del suo modo particolarissimo di recitare era il modo in cui riusciva a cambiare il suo sguardo, da freddo glaciale a compassionevole, senza mai perdere il focus o sembrare finto. Steve McQueen in pochissimi anni raggiunse fama, successo, soldi, ma continuava a essere lo stesso ragazzino che a 15 anni vagava per le strade di Los Angeles, lottando per vivere, e una volta ottenuto tutto, iniziò a temere di perdere quel tutto. Acquistò un castello, fece costruire una villa a Palm Springs, progettata da un architetto di grido, comprò decine di macchine e prese a collezionare motociclette, arrivando ad averne così tante da dover acquistare uno spazio tutto per loro. Sul set lo si poteva vedere mentre fumava una sigaretta dietro l'altra, ma soprattutto iniziò a far emergere il suo lato più selvaggio. Si faceva vedere a petto nudo in sella a una delle sue tante moto, sempre in compagnia di una donna diversa. Iniziò il suo periodo dell'amore libero e non vi stupirà sapere che McQueen era una vera e propria calamita per le donne. Attratte dal suo strabordante carisma, oltre che dal suo aspetto fisico, dal suo stile e dal suo sguardo magnetico, il suo più grande motivo di fascinazione, quello dietro cui si celava il mistero di Steve McQueen. L'attore nel corso della sua vita avrà tantissime donne e una sola moglie, o meglio in quel momento ne aveva solo una, che per anni sopporterà i continui tradimenti del marito. Ad ogni modo la sua carriera proseguiva a gonfie vele, ottenne anche la sua prima e unica nomination agli Oscar per la sua interpretazione nel film del 1966, Quelli della San Pablo.
Per quel ruolo, quello di Jay Coleman, sottufficiale in missione in Cina, Steve lavorò duramente, come non aveva mai lavorato prima. Il film in realtà era stato chiuso in un cassetto per 5 anni, ma allora, 5 anni prima, era solo l'ultima scelta dietro altri attori, Paul Newman in testa. La pellicola poi per qualche motivo non venne più girata. 5 anni dopo però il progetto tornò in ballo, ma tanto era accaduto in quei 5 anni nella carriera di Steve e a quel punto il regista Robert Wise non ebbe dubbi su chi avrebbe interpretato il protagonista e in effetti il ruolo sembrava cucito su di lui, un personaggio solitario, individualista come Steve e che come Steve amava la meccanica. Un ruolo che l'attore rivestì di carisma e presenza scenica, tanto da renderlo anche questa volta un personaggio memorabile. Anche in questo caso la visione di Steve sul personaggio era diversa da quella del regista, ecco perché, come compromesso, Wise accettò di girare le scene 2 volte, una volta assecondando la visione dell'attore, la seconda assecondando la propria visione. Alla fine però Wise mise le proprie scene nel film, ma nel frattempo McQueen aveva imparato a fidarsi di lui e ne fu soddisfatto. Il film ottenne ben 8 nomination agli Oscar e Steve per la prima volta si ritrovò a dover promuovere un suo lavoro. Fece quindi svariate interviste a What's the Line, Ed Sullivan Show e sempre quell'anno fu invitato a imprimere le sue mani al Grauman's Chinese Theatre di Hollywood, come solo i grandi attori venivano invitati a fare. Non vinse l'Oscar per quel film e ne fu contento. Se avesse vinto, avrebbe passato il resto della sua vita a preoccuparsi di alzare sempre di più l'asticella. Steve McQueen era fatto così, controcorrente e anticonformista. Nel 1972 Steve e Neil divorziarono dopo 16 anni e l'attore intraprese quasi subito una relazione con Barbara Lee, l'allora fidanzata di Elvis Presley. Steve veniva dal grandissimo successo del film Bullet del 1968, dove interpretò il suo ruolo più iconico, quello di un tenente della polizia di San Francisco, un uomo tutto di un pezzo, incorruttibile, spericolato e di poche parole, che riesce a risolvere un intricatissimo caso con pesanti implicazioni politiche. Girato lungo le strade di San Francisco, il sindaco fece persino chiudere la superstrada per permettere le riprese rocambolesche in auto, oltre a concedere una vera e propria stazione di polizia. Un film d'azione in pieno stile e con un nuovo elemento mai visto prima, gli spettacolari inseguimenti in auto, qualcosa di assolutamente nuovo e che il pubblico amò follemente. McQueen, ovviamente da esperto di corse d'auto, curò personalmente questo aspetto, girando egli stesso parte delle scene, anche le più pericolose, e così tra inseguimenti e sparatorie ridiede vita al genere poliziesco, anche perché è un film che tiene altissima la tensione per tutta la sua durata, ma che soprattutto in un momento in cui la reputazione della polizia era ai minimi termini, rese interessante e affascinante la figura del poliziotto solitario che si era già fatta strada in realtà l'anno precedente con il primo film della saga dell'ispettore Callaghan con Clint Eastwood, attore con cui McQueen sentiva una certa rivalità. Strano, vero? Il film ebbe un successo di pubblico clamoroso e non solo consolidò la fama dell'attore, ma lo rese una vera e propria leggenda. Bullet divenne il film alla Steve McQueen per antonomasia e la Ford Mustang GT, l'auto usata nel film, divenne la macchina di chi voleva essere qualcuno nella vita. E la Ford ne vendette qualcuna in quel periodo perché tutti volevano essere come Steve McQueen. Talmente famoso che un giorno l'attore John Wayne ricevette una lettera indirizzata a lui, ma che iniziava così: Dear Steve, in pratica lo avevano scambiato per Steve McQueen. Ad ogni modo, tornando al 1972, l'attore era in un momento di transizione. Veniva dal successo di Bullet, ma anche da un disastroso film che lo aveva prosciugato materialmente ed emotivamente, e ne parleremo. Inoltre beveva tantissimo, tanto che un giorno, mentre si trovava in Alaska, venne fermato da una pattuglia di polizia che lo arrestò per guida in stato di ebbrezza. Celebre è la foto segnaletica mentre sorride e fa il gesto della vittoria.
McQueen aveva ancora fama e soldi e tutte le donne che voleva. E così, quando incontrò la bella Barbara sul set dell'ultimo Buscadero del 1972, fu subito attrazione reciproca. Peccato che Barbara stesse con Elvis Presley, un uomo altrettanto fumantino, geloso e che non voleva essere la seconda scelta di nessuno. Un giorno Elvis le comunicò che sarebbe venuto a trovarla sul set in Arizona. E Barbara, a bruciapelo, gli disse: «E Barbara, non venire, Elvis, mi sono messa con Steve McQueen». Elvis ci rimase malissimo e prese a odiare Steve. E la cosa era piuttosto reciproca. Elvis lo chiamava il campagnolo in motocicletta, Steve invece lo appellava come il rozzo con la chitarra. Ma la crescente fama rese Steve McQueen sempre più ribelle, sempre più scatenato e spericolato. Aveva potere e si sentiva invincibile. Accentuò così ogni sua tendenza, ogni eccesso, specie con le donne, per cui aveva una vera e propria compulsione. Si dice infatti che fosse dedito al sesso di gruppo e che, pur di trovare sempre nuove ragazze da frequentare, le adescasse con finti provini per film che nessuno avrebbe mai prodotto. Secondo una discussa biografia, un giorno arrivò ad avere ben 7 donne sul suo letto. Verità, speculazioni, non si sa. Sa di fatto che Steve McQueen era un uomo complesso che camminava sempre sull'orlo del precipizio. Ma tutte le pressioni, lo stress sul set, i guai personali, le cose storte, lui le risolveva montando sulla sua motocicletta o sulla sua auto da corsa e facendo gare di velocità. Amava tutto della meccanica. Il rumore del motore, la sabbia che si alzava al suo passaggio, il rombo. Amava sgasare, andare più forte di tutti. Divenne così un pilota professionista e team manager di una sua squadra di piloti. Nel 1970 parteciperà a un'importante gara automobilistica, la 24 ore di Sebring, una sorta di Le Mans statunitense. Per McQueen un sogno che si avverava e che lo fece sognare ancora più in grande. Perché non fare un film sulla più grande corsa automobilistica al mondo, la gara di Le Mans? Non so dirvi in quanti provarono a scoraggiare quel folle sogno, ma amici, McQueen non era certo tipo da convincersi con motivazioni valide. Se aveva deciso di farlo, nessuno gli avrebbe fatto cambiare idea. Così nel 1971, forte di una sfilza di successi al botteghino, decise di lanciare il cuore oltre l'ostacolo e insieme alla sua casa di produzione, la Solar Production, produsse il film 24 ore a Le Mans. Un film diverso, senza una vera trama, quasi un documentario. Il racconto di 24 ore nella vita di un automobilista da corsa durante la più importante gara automobilistica al mondo. Un film che solo per una fortuna sfacciata l'attore riuscirà a girare. Sì, perché poco prima delle riprese McQueen ebbe uno spaventoso incidente con la sua Porsche. Insieme a lui la co-star del film e amante in quel momento, l'attrice svedese Louise Edlin, con cui aveva consumato delle sostanze. Per fortuna ne vennero fuori completamente illesi. Le riprese partirono proprio dalla partecipazione alla vera gara da parte di McQueen, a cui vennero aggiunti altri inserti girati successivamente, in un mix poco sapientemente dosato tra finzione scenica e documento reale. Il progetto era tanto folle e ambizioso, tanto complicato sul piano tecnico. L'idea era quella di montare delle cineprese e varie attrezzature sulle auto per riprenderle in corsa. Fece così installare delle cineprese su una Porsche 908, una Gulf Porsche 917, non so se lo sto pronunciando bene, ma mi farete sapere. La produzione per questo film diede fondo a tutte le proprie risorse, ingaggiando i migliori tecnici in circolazione, tutti amici di McQueen, tra cui il regista John Sturges, un grande cineasta. Tutto era pronto per girare, finalmente il pubblico avrebbe vissuto l'esperienza della corsa attraverso il suo personale punto di vista. Cosa poteva andare storto? Tutto, amici. Sì, perché a fronte di un controllo maniacale su ogni aspetto della produzione, McQueen non aveva calcolato l'unica variabile possibile. Il film sarebbe piaciuto al pubblico? Ahimè, quello che doveva essere un film rivoluzionario e che avrebbe cambiato il cinema hollywoodiano
fu un flop clamoroso e non ripagò mai i folli costi di produzione che mandarono in bancarotta la sua casa di produzione, né ripagò moralmente tutti i guai e i disastri avvenuti durante la lavorazione, tra cui un incidente nel quale un pilota di scena perse una gamba e un cambio di regia in corsa. Sì, perché Sturges, un gigante di Hollywood che diresse La Grande Fuga e I Magnifici Sette, quando capì di aver perso il controllo del film, con McQueen che continuava a cassargli ogni idea o iniziativa, decise di tagliare la corda e mollare il progetto. «Sono troppo vecchio e troppo ricco per mangiare questa merda», disse il regista, e Steve non glielo perdonerà mai. Al suo posto venne ingaggiato Harry Cleaner, che però non fu in grado di prendere le redini del film. L'ossessione di McQueen nel voler riprodurre quasi fedelmente l'emozione e l'adrenalina di un pilota durante la corsa influenzò tutto il resto, perché le interferenze dell'attore nel comparto tecnico e registico furono tantissime e Steve voleva mettere becco su tutto, anche sulla sceneggiatura che venne letteralmente sacrificata per dare spazio alle immagini spettacolari della corsa. E cos'è mai un film se non racconta nessuna storia? È solo una sequenza di immagini senza nulla che le leghi fra di loro e questo al pubblico non piacque affatto. E che le cose sul set stessero andando un po' a ramengo, se ne accorsero tutti, tranne lui. Così, uno alla volta, lo abbandonarono un po' tutti in quel progetto ormai dichiaratamente suicida, che per molti sancì la fine della carriera. Tra cui lo sceneggiatore di Bullet, Alan Trussman, che per tutta la durata delle riprese provò a mediare fra l'esigenza di avere una seppur minima trama e la follia di Steve nell'ignorare totalmente questo aspetto. Dopo questo film, Trussman non scrisse mai più nulla di rilevante per il cinema. Il film venne finito a fatica grazie anche ai produttori associati che misero il resto del capitale per non perdere baracche e burattini. L'unica azienda ad aver guadagnato da questo film disastroso fu la Tugger, produttrice di orologi di lusso e che godette di un successo clamoroso grazie all'orologio indossato per tutto il film da McQueen, il modello Monaco, che divenne un oggetto iconico e best seller dell'azienda. Per il resto il film lasciò dietro di sé solo guai e disastri, non solo sul set ma anche fuori. Sì, perché nel bel mezzo delle riprese scoppiò violenta la crisi coniugale con Neil, che porterà la coppia al divorzio. E come se non bastasse, nonostante il flop colossale, il fisco volle dalla sua compagnia 2 milioni di dollari in tasse. Una debacle totale, che andava ad aggiungersi a uno stato emotivo ai limiti. Ma quegli eccessi, quella compulsione nel voler provare tutto, aveva origini antiche, risaliva alla sua infanzia travagliata. Uno stato emotivo che si acuì nel 1969, l'anno in cui era miracolosamente scampato alla strage di Cielo Drive, organizzata da Charles Manson e la sua family. E torniamo per un attimo a quell'agosto del 1969. Steve era stato invitato quella sera, la sera della strage, il 9 agosto 1969, a partecipare alla festa a casa di Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, a Cielo Drive. Steve accettò l'invito e con la sua auto si diresse verso casa di Sharon Tate. Ma qualcosa lo fece ritardare, una giovane donna che faceva l'autostop. Steve si era fermato per darle un passaggio e però finirono per passare la notte insieme. Solo la mattina dopo Steve apprenderà di essere scampato a una delle stragi più truculente della storia d'America fino a quel momento, quella dove morirono 5 persone, incluso il bambino che la povera Sharon portava in grembo. Paradossalmente la sua compulsione per il sesso occasionale gli salvò la vita. Saltò fuori anche una lista di attori che Manson avrebbe voluto uccidere e in quella lista c'era anche lui, cosa che lo rese piuttosto paranoico, al punto che non andava più da nessuna parte senza la sua pistola e in quel periodo iniziò anche a fare abuso di sostanze LSD, mescalina, cocaina e alminitrato per la perdita di virilità. Neil era disperata e quando un giorno il marito tirò fuori la pistola e la puntò a un centimetro dal suo viso, intimandole di confessare un tradimento, si è resa l'evidenza. Niente e nessuno avrebbe potuto salvare quel matrimonio, tanto più che qualche mese prima l'aveva costretta ad abortire perché convinto che il figlio non fosse suo.
Dopo il disastro di Le Mans e i suoi guai coniugali, McQueen riprese a girare film, tra cui L'ultimo Buscadero, pellicola non memorabile, e Getaway del 1973, una vera pietra miliare del cinema e che gli cambierà ancora una volta la vita. Getaway doveva essere il film del riscatto per Steve McQueen, un film che nei progetti dei produttori avrebbe dovuto essere sceneggiato dallo stesso scrittore da cui era stato tratto il soggetto, Jim Thompson, che subito si era messo all'opera. La produzione successivamente ingaggiò McQueen, che dopo aver letto il copione cominciò a fare i capricci. Il suo personaggio non gli piaceva affatto, come non gli piaceva il finale, lo stesso del libro, tra l'altro. La produzione cambiò allora lo sceneggiatore e accettò di ingaggiare anche il regista Sam Peckinpah, nonostante i suoi ultimi insuccessi, tra cui L'ultimo Buscadero con lo stesso McQueen. Getaway è la rocambolesca storia di un ex rapinatore, Carter Doc McCoy, rinchiuso in un penitenziario. Un politico corrotto che deve decidere sul suo rilascio viene convinto dalla moglie di McCoy a farlo rilasciare con l'accordo che, una volta libero, vada a rapinare una banca in Texas. Nella parte della moglie di McCoy, una giovanissima e bellissima attrice e modella, Ellie McGraw, che ebbe un successo clamoroso per la sua interpretazione della giovane Jennifer Cavalleri, eroina del film Strappalacrime, divenuto cult, Love Story, del 1970. Un film che, al pari di Titanic, ha fatto piangere generazioni e generazioni di spettatori in tutto il mondo. Ah, tra parentesi, io lo detesto, non me ne vogliate. Ellie McGraw, nel 1972, era felicemente sposata con il produttore e major della Paramount Pictures, Robert Evans. Un matrimonio all'apparenza felice, che però non resistette all'uragano McQueen. Quando le proposero la parte della moglie rapinatrice, Ali pensò subito di rifiutare. Era un ruolo troppo negativo e non se lo sentiva addosso. Fu il marito a convincerla ad accettare, perché le disse: devi scrollarti di dosso questa immagine della ragazza per bene, che soffre, che fa piangere, eccetera, eccetera. Quindi Ali si fece convincere e quando vide per la prima volta McQueen sul set, si disse: ti sei cacciata in un grosso, grossissimo guaio. La tensione erotica fra i due era palpabile e non molto tempo dopo, l'inizio delle riprese, i due erano già diventati amanti. La cosa arrivò alle orecchie di Evans, il marito di Ali, che volò in Texas per accertarsene personalmente. Ahimè, era tutto vero. Ali lo lasciò senza stare troppo a pensarci, innamorata persa di quella calamita umana che era Steve McQueen. Un amore totalizzante, tormentato e che le diede solo dispiaceri. Ali era una ragazza splendida, giovane, bella, piena di vita, e McQueen era un uomo di gran lunga più grande di lei, incattivito, preda delle sostanze, dei demoni del suo passato, cupo e violento. Cosa mai li poteva unire? Il fascino irresistibile di Steve, la sua mascolinità prepotente, il senso di protezione che sembrava di poter dare, chi lo sa, forse un mix di tutte queste cose. Sta di fatto che la loro unione fu fin da subito estremamente violenta e tossica. Quando sul set l'attore si arrabbiava con lei, se la prendeva con gli oggetti di scena, oppure, peggio, trattava in malo modo le fans che ogni giorno assiepavano il set in attesa di vederlo spuntare e magari strappargli un autografo o un abbraccio. Lui usciva dalla roulotte e le cacciava con violenza. Una sera a una festa, un McQueen totalmente ubriaco andò via con due ragazze sotto lo sguardo atterrito di Ali, che una volta a casa scoprirà il marito e le due ragazze divertirsi nella dépendance della loro villa. Ali McGraw però, nonostante tutto, nel 1973, quell'uomo tormentato, violento e complesso lo sposerà, senza mai voltarsi indietro, buttando all'aria anche la sua carriera. Steve ufficialmente non le impedì mai di continuare a recitare, ma nei fatti le fece capire che non avrebbe apprezzato ed Ali, per amore suo, rinunciò al cinema per 5 anni, e cioè per il tempo in cui rimasero sposati. Piano ma inesorabilmente, pur di mitigare il carattere mutevole del marito, Ellie McGraw si piegò completamente a lui, non ribellandosi mai a quelli che erano i suoi desideri, e cioè di averla a casa ad aspettarlo, docile e remissiva, mentre lui, poco romantico e un bel po' rude, la prosciugava di ogni suo desiderio.
Lui la chiamava vecchia signora e le impediva di truccarsi o farsi troppo carina. La voleva acqua e sapone, jeans e capelli sciolti. Ogni giorno alle 6 del mattino Ellie doveva sgattaiolare in cucina per preparargli la colazione e per il resto della giornata non faceva che riordinare e pulire. Entrambi vivevano nella loro villa di Malibu come due eremiti, dipendenti l'uno dall'altro, nutriti a pane e tonno in scatola, certi che potessero bastare a loro stessi. Per un po' funzionò, poi, inevitabile, arrivò la crisi. Steve divenne più alcolista, più preda delle sostanze, più violento e più dispotico che mai. Ma anche lei era preda dell'alcol e delle sostanze, e le loro liti divennero quotidiane e sempre più violente. In più, Steve non faceva che tradirla e quando Ali lo venne a sapere non si scompose, anzi prese a tradirlo anche lei. Un modo, dirà, di scappare da quel matrimonio claustrofobico. Nel 1978 ufficializzeranno il loro divorzio. Ma torniamo alla carriera di Steve. Nel 1973 girò uno dei film più belli della storia del cinema, Papillon, insieme a Dustin Hoffman. La storia di Henri Charrier, un francese soprannominato Papillon per via di una farfalla tatuata sul torace, condannata all'ergastolo per un omicidio che non aveva mai commesso e che trascorre la sua prigionia in uno dei penitenziari più duri al mondo, nella Guinea francese. Lì conoscerà il falsario Louis Dega, interpretato da Hoffman. Henri, dopo anni e anni di galera, proverà un'impresa quasi impossibile. Il film ebbe un successo strepitoso, ma McQueen durante le riprese diede del filo da torcere a tutti. Chiese innanzitutto il doppio del cachet, che era di 2 milioni di dollari, facendo di lui, in quel momento, l'attore più pagato al mondo. Poi volle cambiare set perché un suo amico della CIA gli aveva detto che se avessero girato in Giamaica lo avrebbero di certo assassinato. Ma su questo punto i produttori non vollero discutere e le riprese furono effettuate in Giamaica, dove nessuno lo uccise. Ma anche in Spagna, alle Maui, nelle Hawaii. Fatto curioso, durante la lavorazione del film, la troupe subì continui furti da parte della gente del posto. I furti proseguirono anche dopo la fine del film, quando nell'attesa di essere rispediti vennero rubati abiti di scena, macchinari e legname. Nella scena del salto dalla scogliera, Steve decise di non avvalersi di alcuna controfigura. Un po' come Tom Cruise, noto per non usare mai controfigure, anche Steve McQueen era sempre pronto a girare egli stesso le scene più pericolose. L'interpretazione del prigioniero Papillon è semplicemente commovente. Steve è riuscito a dare al suo personaggio una forza e una fragilità insieme che strazia il cuore, specie perché attraverso lui osserviamo quest'uomo sfiorire, diventare sempre più preda dell'angoscia, via via che le torture a cui viene sottoposto aumentano. È una sofferenza mai esposta dall'attore, che sapeva calibrare lo stato di alienazione e paura con un'eccezionale misura, senza mai eccedere, ma essendo sempre profondamente autentico. Tutto il dolore passa dai suoi occhi, dal suo sguardo preda del terrore, ed è incredibile quanto il personaggio sotto le torture non sembri lontanamente somigliare al Papillon dell'inizio del film, con l'aspetto consueto di Steve McQueen. È quasi una metamorfosi totale. Nel 1974 realizzò il sogno di una vita, quello di misurarsi in un film con il suo eterno rivale, Paul Newman. Insieme girarono L'Inferno di Cristallo, un film catastrofico dal grosso budget e, ovviamente, fin da subito, spinse il piede sull'acceleratore. McQueen avanzò subito delle pretese. Volle, ad esempio, che le battute di Newman e le sue fossero dello stesso numero. Quindi costrinse gli sceneggiatori ad aggiungere altre 12 righe di dialoghi. Ma con sorpresa di tutti, i due attori andarono d'accordo, anche perché McQueen non era competitivo solo con Newman, ma con tutti, letteralmente tutti, e questo lo rendeva meno ostile. Era fatto così, niente di personale. Anche per gli oggetti di scena pretese dei cambiamenti, ad esempio volle che il suo elmetto fosse modificato perché così com'era gli lasciava gli occhi in ombra e per uno che usava lo sguardo nel modo in cui faceva lui era un grande problema. Il reparto costumi gli fece notare che avrebbero dovuto cambiarli a tutto il cast e lui, serafico, disse «Ok, cambiateli a tutti». Dal 1978 e dal disastroso divorzio da Ellie McGraw, McQueen si dedicò alle sue amate corse automobilistiche, viaggiando lungo tutto il paese in una specie di
casa mobile a caccia di corse a cui partecipare e per un po' vivrà così, girando un film in costume, Il nemico del popolo, ma interessandosi sempre meno di quel mondo marcio che era per lui diventato Hollywood. Capì che niente di tutto quello che aveva ottenuto, soldi, successo, fama, macchine, moto, donne, lo aveva davvero reso felice. Erano solo cose con cui aveva provato a riempire quella voragine che sentiva dentro. Un uomo che aveva provato a ricongiungere i fili del suo passato, non riuscendoci mai del tutto. Nel febbraio del 1959, quando era la star di Wanted, forse per rivalsa o chissà, provò a cercare suo padre William e, quando finalmente lo trovò in un piccolo villaggio della California, scoprì che era troppo tardi. Bill era morto 3 mesi prima di cirrosi epatica e forse, chissà, per consolarlo, gli amici del padre gli dissero che Bill era un grande fan di Wanted e che era molto orgoglioso di lui. Chissà se era vero o no, chissà se gliel'avevano detto solo per fargli piacere. Sentì solo che anche quella volta suo padre lo aveva abbandonato, che non avrebbe mai più potuto chiedergli perché se n'era andato senza mai più cercarlo. Quella figura che gli era sempre mancata la ritrovò 20 anni dopo in Sammy Mason, un pilota d'auto che aveva conosciuto durante una gara. Un uomo che agli occhi di Steve emanava una luce speciale. E quando un giorno glielo disse, Mason ribatté: «È perché sono un cristiano rinato». E così anche Steve abbracciò quella strana religione, quella della rinascita, e divenne anche lui un cristiano rinato. 6 mesi dopo la sua conversione, gli venne diagnosticato un mesotelioma pleurico, un tumore molto aggressivo che colpisce soprattutto chi è stato esposto all'amianto. E in effetti, come Marine, spesso gli era stato richiesto di staccare i rivestimenti in amianto attorno ai tubi sulle navi militari e senza alcuna protezione. I primi sintomi della terribile malattia apparvero nel 1978, quando iniziò ad essere tormentato da una tosse persistente che nessuna cura riusciva a placare. Smise di fumare, ma alla tosse seguì il fiato corto e allora capì che qualcosa nel suo corpo non andava più per il verso giusto. Una diagnosi terribile che aveva il sapore di una condanna a morte. Il suo ultimo film del 1980 è Il cacciatore di taglie. Ed è curioso che questo film coincida con qualcosa che è legato ai suoi inizi, quelli di Wanted, Dead or Alive, una chiusura ideale del cerchio nella carriera di questo grandissimo attore. Un mese dopo la fine delle riprese riceverà la sua diagnosi. 10 mesi prima di morire, nel gennaio del 1980, sposerà la modella Barbara Minty, ufficialmente la sua ultima moglie. McQueen aveva visto la sua foto su una rivista e chiese di poterla incontrare. Qualche mese dopo si sposeranno. Steve mai si arrenderà alla sua malattia e proverà a curarsi con cure alternative, nonostante i medici gli avessero detto chiaramente che per quel tipo di tumore, ahimè, non c'era cura. Steve si affidò così a un sedicente medico, un certo William Kelly, che di mestiere faceva il dentista, ma che adescava clienti asserendo di avere sconfitto un cancro al pancreas, dichiarato incurabile, e che propose all'attore la terapia di Gerson, una cura a base di infusioni di vitamine e caffeina per via rettale, ma anche intrugli da bere a base di cellule vive di animali, frutta e vitamine e chissà che altro. Tutte cure inutili che mai ritardarono la malattia. Verrà operato in Messico per rimuovere delle masse tumorali dal suo stomaco, ma 2 infarti ravvicinati lo stroncheranno la mattina del 7 novembre 1980. Se ne andava all'incarnazione del sogno americano, la leggenda vivente, l'attore più atipico della storia di Hollywood, colui che aprirà la strada a un'intera generazione di attori cresciuti nel suo mito. Sfidatemi a trovare qualcuno che, sentendo il nome di Steve McQueen, non vi associ una vita vissuta al massimo, sempre e comunque sull'orlo del precipizio, con un paio di occhiali perso, una sigaretta in bocca a bordo di una Triumph, in una parola, The King of Cool, il cui mito non morirà mai. E siamo così giunti alla fine di questa lunga ma affascinante storia. E voi, quante ne sapevate su Steve McQueen? E che ne pensate? Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi, attivate le notifiche, seguitemi su Instagram se vi va alla pagina La Conta Storie e noi ci vediamo sempre qui a The Hollywood Boulevard. Ciao! Saranno passate tipo 3 ore? Tipo...